Ci siamo, eh? Sì. Eccoci. Allora, oggi abbiamo avuto il piacere di avere Lucia Annibali, l'avvocata Annibali qui. L'abbiamo invitata al pranzo, abbiamo fatto un bel pranzo tra amiche. L'ultima volta ci eravamo viste, cos'era, novembre? Novembre, era sì. Novembre a Urbino, a casa sua. E già in quel momento avevamo immaginato di rivederci qui alla Camera, quindi siccome oggi lei ha avuto questo riconoscimento, questa onorificenza al Quirinale, mi sembrava la giornata giusta per invitarla alla Camera. Quindi adesso faremo anche un giro, le faremo vedere le sale della Camera, andremo magari giù in transatlantico, in aula, e poi a salire magari riusciamo anche a farle vedere la regina, non so, Aldo Moro, insomma le sale quelle più significative di Palazzo Montecitorio. Presidente, lei oggi ha scritto su Twitter che ha voluto passare questa giornata speciale per le donne in compagnia di Lucia Annibali perché ha saputo trasformare questo dolore in positività. Sì, assolutamente, secondo me, per come la vedo io, Lucia è diventata un'icona della resilienza, cioè Lucia ha saputo trasformare questo dolore, questa sofferenza in qualcosa di positivo per tante altre donne. Lei non si nasconde, lei ha l'orgoglio di essere quello che è e mette a disposizione la sua esperienza per riuscire a convincere tante altre donne a uscire dalla violenza, cioè a smascherare quella violenza che c'è e che è invece presentata come amore. Se è amore non può essere violenza, e Lucia è la testimonial più efficace di questo messaggio. Avvocato, lei ha detto mi sento più viva, però sì. Molte donne quella forza che lei oggi ha detto che è riuscita a ritrovare non riescono a trovarla. Lo so, infatti io spero che questa mia esperienza possa aiutarle in qualche modo a, no, a venire fuori, a trovare il coraggio, perché ci vuole coraggio per ribellarsi, no, al destino che magari è avverso, quindi a cercare, lottare per la loro felicità, una realizzazione personale, che è una cosa, la cosa più importante che ci può essere nella vita. Ricevere questa onorificenza, che è stato fatto? Ah, è stato emozionante, divertente, è stato bellissima esperienza, bellissima giornata. Io volevo ringraziare Laura per la sua ospitalità, sono stata benissimo, ci siamo confrontate anche sulle nostre esperienze personali, è stato veramente un bellissimo incontro. Volevo chiederle, dal punto di vista degli incontri istituzionali, oggi è stata una giornata molto intensa, sì. Come ha accolto la capacità delle istituzioni di comprendere il problema della violenza sulla donna e il problema appunto di questo estendersi della violenza nei rapporti privati? Ma mi sembra molto, molto positivo, ho visto un'attenzione comunque sincera, importante, anche il discorso che ha fatto il Presidente Napolitano, mi è sembrato molto onesto, molto focalizzato sul problema. Speriamo tutte che insomma, possa veramente aiutare a cambiare la mentalità in generale, quindi per arginare un po' questo problema. Io ritengo che qui debba essere stabilito fortemente un principio, che la violenza sulle donne non è un fatto privato, è una violazione dei diritti umani delle donne, dunque è un fatto pubblico di cui bisogna occuparsi, perché è intanto un'umiliazione verso metà del paese, se consideriamo che molte donne nel nostro paese, no, subiscono violenza e anche quando non lo denunciano, perché una ricerca adesso, una ricerca fatta dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali ha dimostrato che il 70% delle donne non ha denunciato una violenza che ha subito, una violenza di ogni genere, non estrema, ma comunque una forma di harassment, no? Ecco, allora io penso che questa violenza verso le donne abbia una valenza pubblica, perché anche quando è estrema, cioè quando arriva alla violenza quella più grave, costa lo Stato, costa in termini di assistenza medica, di assistenza psicologica, costa perché ci sono anche poi le spese legali, costa perché la donna che è stata offesa non può andare al posto di lavoro, non può produrre, e dunque è una spesa che lo Stato non può permettersi, e allora ci vuole più impegno in questo. Ecco, una giornata come oggi, l'8 marzo, serve ancora e servirà sempre fin quando ci sarà la violenza sulle donne, e purtroppo la violenza c'è e c'è anche la disparità, e quindi questa è un'occasione per noi per rilanciare il bisogno, come ha fatto il Presidente Napolitano oggi, di dire no, basta alla violenza sulle donne,
basta la disuguaglianza, basta al non avere pari opportunità. Ecco, qui noi ci troviamo di fronte a un caso che ha sfiorato una tragedia. Spesso però le donne, il problema delle donne è quello di denunciare quelle che sono delle aggressioni psicologiche, non fisiche, ma di essere anche non comprese dalle stesse istituzioni. Penso che l'avvocato forse ci vuol dire qualcosa, e io anche come avvocato ho avuto esperienze del genere. Non comprese dalle istituzioni, no, però c'è questa paura della donna, sì, di esporsi, no? Di un problema personale, di tirare fuori, quello, di venire fuori da quello che le succede, non è facile. E c'è bisogno di sentirsi protetti, di sentirsi capiti, aiutati, perché poi nel momento in cui si esce fuori è lì che si rischia paradossalmente di più, no? E allora è importante che una donna sia sicura, nel momento in cui decide di denunciare, che sia sicura. Per lei è stato così? Beh, la mia è un'esperienza abbastanza estrema e particolare, quindi insomma. No, nel momento in cui ha deciso naturalmente, insomma, che. Beh, nel momento in cui io ho detto, insomma, non ho più accettato il ruolo che mi era stato in qualche modo cucito addosso, chiaro, poi mi è successo quello che mi è successo. Però non voglio entrare. Dopo la denuncia e tutto quanto, però si è sentita, sentito in qualche modo di essere difesa. No, io veramente sento una grande, c'è una grande vicinanza da parte delle istituzioni, di tutti comunque, tantissime persone mi aiutano, si stanno occupando di me, anche i media, quindi di questo io sono molto fortunata in realtà, però non per tutti è così, certo. Adesso andiamo, facciamo questo, Presidente, una fotografia sola.